Aldo, Alaveno, Alaveno alle cascatelle denominate del diavolo. Qui, la seconda cascatella, si vede il ghiaccio. Sono riuscito ad arrivare tramite le difficoltà del sentiero, molto molto pericoloso, ma ce l'ho fatta ad arrivare a vedere le cascatelle ghiacciate. Sono contento, Aldo il girovago è in piena forma. Sì, ma stare molto attenti qua, molto attenti. Intanto in questo luogo ho conosciuto un ragazzo del paese di Laveno, lo saluto volentieri, di nome Simone. L'ho conosciuto là in compagnia di altri ragazzi denominati in questa valle, dove mi hanno visto da solo a mangiare dietro quel sasso erratico, a mangiare da solo, e hanno avuto l'impronta nel mio sguardo di conoscermi. Ho avuto piacere, ecco il torrente reale dove io mi trovo tuttora immerso qua in un mondo bucolico, senso bucolico qua, pastorale, bellissimo. Devo portare un mio amico di Milano che ho conosciuto a Brera in questo luogo bucolico. Là c'è il sasso erratico, più avanti c'è una serie di picnic da fare quando farà poi più caldo. Ecco il torrente che scende dalla valle, oggi è un po' impetuoso, stare molto molto attento dove io mettere i piedi, non scivolare, guardo in alto questi bei rami che si evolvono come se fossero delle radici capovolte al cielo, bellissimo. E devo dire che sono qua da solo in mezzo al freddo, al ghiaccio, al sentiero pericoloso della valle, e saluto tutti i ragazzi iscritti a mio YouTube, sul mio canale. Saluto anche Demetrios di un altro paese circostante che ora è a Caldè. Ma saluto la mia gioia di vivere in questo mondo naturalistico dove il mio essere prevale in questo senso bucolico, dove la natura è a contatto con il mio io. Io sono natura, io sono essere umano dotato di acqua come il torrente che scorre adesso, ma in più penso di avere una piccola intelligenza che mi porta a esprimere la mia qualità nel pensiero umano. Aldo!